Salve a tutti e bentornati in Dolcezza e Magia. Protagonista indiscussa di oggi è l'arancia. Prepariamo una torta rustica perfetta sia per la colazione che per la merenda, così facile da realizzare che sono certa la rifarete tante e tante volte. Cominciamo subito. In una ciotola versate le polveri, farina e fecola, zucchero di canna umido o zucchero di cocco, una bustina di lievito, poco sale e vaniglia in polvere. Poi bisogna aggiungere anche farina di mandorle, ma io non ne avevo, invece avevo le mandorle pelate, così le ho semplicemente frullate e aggiunte alla ciotola con il resto delle polveri. Mescolate un po' e passate ai liquidi. Ecco qua la protagonista della ricetta. Vi servirà un'arancia intera, non sbucciata e tagliata a fettine. Versatela nel mixer e frullate. Aggiungete poi all'arancia latte e olio di semi e frullate ancora. Versate questo composto denso sulle polveri. A guardarlo così sembra l'impasto delle omelette. E mescolate. Infornate questa torta profumatissima a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta pronta, lasciatela raffreddare completamente prima di assaggiarla. Il sapore dei dolci dopo un po' di riposo è del tutto diverso. Io ho spolverizzato sulla superficie una dose generosa di zucchero a velo per renderla più carina, anche se le torte rustiche sono belle proprio per la loro semplicità. Eccone qua una bella fetta, morbida, umida al punto giusto, gustosa, profumata, perfetta per essere accompagnata da un tè a base di fiori o da un bel caffè forte. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Io vi saluto e vi ringrazio per aver trascorso un po' del vostro tempo con me. A presto!